Hai appena comprato un barbecue a gas? Vuoi creare nuovi piatti, ma le ricette sono troppo complicate? Guarda cosa provo a realizzare io. Ricette semplici per stupire tutti i vostri commensali. Gli ingredienti sono semola di grano duro, farina tipo zero, farina Manitoba, acqua frizzante, olio extravergine d'oliva, sale fino, lievito di birra. Su una terrina mettiamo tutte le farine. Scoliamo con una forchetta. Poi nel mezzo cerchiamo di fare un buco dove mettiamo il nostro lievito. E ci aggiungiamo l'acqua frizzante. Mettiamo insieme anche l'olio. E il sale. Continuiamo a mescolare. Quando l'impasto diventa duro, trasferiamo tutto su un piano di lavoro e impastiamo a mano. Dobbiamo impastare a mano per circa un quarto d'ora. Ora impariniamo bene l'esterno della nostra pagnotta con un altro po' di semolo di grano duro e trasferiamo il nostro impasto su una terrina capiente. Chiudiamo la terrina con un po' di pellicola. Copriamo il tutto con il nostro finaccio e aspettiamo un paio d'ore che lieviti. Accendiamo il barbecue e lo facciamo andare al massimo per circa un quarto d'ora. In questo modo elimineremo i residui delle precedenti cotture e scalderemo il barbecue. Spazzoliamo la griglia e impostiamo il metodo di cottura indiretto. Io avendo tre fuochi spegnerò il fuoco centrale lasciando i due laterali al massimo. Con un po' di farina di semola infariniamo il fondo di una teglia di alluminio. Ora riprendiamo la nostra pagnotta che nel frattempo è diventata doppio,
facciamo scendere tutta delicatamente sulla nostra teglia di alluminio. Impariniamo con la semola anche sopra. Inseriamo all'interno del barbecue la teglia con il nostro pane, al centro, sopra al fornello spento. Lo cuociamo a coperchio chiuso con una temperatura circa di 200 gradi. A circa metà cottura controllare se si sta cuocendo uniformemente, altrimenti girarlo. Questo è il risultato dopo 45 minuti di cottura. Adesso aspettiamo che si sfreddi e poi lo tagliamo. Wow ragazzi, morbido dentro, croccante fuori, con il barbecue si può fare anche il pane. Se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale. Rivediamo gli ingredienti.